oggi un video novità. Ma che grigia sta giornata che non vuol finire mai. Carta, forbice e matita, coloriamola un po' noi. Corri, porta i tuoi colori, c'è già un'ombretta sul canale. Guarda quanti sono gli amici che si incontrano su Arte per te. Questa è Arte per te. Arte per te. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te. Oggi un video novità, un video per mettervi al corrente delle novità che stanno per investire il canale Arte per te. Sono soltanto due, ma mi preme veramente di cuore rendervene partecipi. Allora, la prima novità è che quest'anno Arte per te collaborerà con Abilmente, la fiera della creatività che si svolge a Vicenza e a Roma. Probabilmente, non è sicuro, ma probabilmente riuscirò a partecipare all'edizione di Roma e in quel caso ve lo dirò perché faremo un bellissimo incontro là. Ma ancora aspettiamo, non mettiamo il carro davanti ai buoi. Quello che invece è certo è che girerò tre video da mandare sul canale Abilmente per invogliare le persone magari a partecipare all'evento e per fare anche capire cosa si può fare con i materiali di Abilmente. Questi video non andranno sul canale perché, come sapete, le collaborazioni io non le metto sul canale. Sul canale passeranno solamente delle brevissime preview, degli inviti che, se vorrete, vi ricorderanno che su quel canale andranno i video in collaborazione e quindi, se vorrete venirli a vedere, vi anticipo che quel giorno a quell'ora ci saranno dei video nuovi. Questo per dirvi che quest'anno ci sono tre miei video anche su un altro canale. Se li vedete non vi spaventate, non me li hanno rubati, semplicemente è una collaborazione per il progetto Aspettando Abilmente. Seconda novità, settembre ritorna il corso di disegno, lo dico qui e non lo ripeto più. Ci sarà poi la dicitura sull'album del corso di disegno su Facebook. Ogni anno, questo sarà il sesto anno, su Arte per te si svolge un corso di disegno live. Io divido i partecipanti per classi, dopodiché assegnerò dei compiti e nel giorno assegnato le persone dovranno postare il compito. Io lo correggerò, lo ricondividerò e dall'esperienza del singolo e dall'esperienza della comunità si accresce di livello dal punto di vista artistico e tecnico. Ora andiamo più nello specifico. Il corso ricomincerà, io guardo qua il calendario, giovedì 28 settembre alle 21. Per giovedì 28 settembre alle 21 non dovete postare nulla. Vi lascio il link della mia pagina Facebook qui sotto in descrizione, nel primo rigo. Allora, come funziona? Il 21 io sarò con voi. Ancora non ho deciso se farò una diretta live qui su YouTube o se farò una diretta live su Facebook, perché l'anno scorso le facevo su Facebook, ma ora voglio traslare la cosa anche su YouTube, cioè voglio farlo con i due social. Il video su YouTube è la parte teorica, diciamo così, teorico-pratica su Facebook. Cosa succede? Dividerò le classi in primo, secondo, terzo, quarto anno e la classe fuori corso, diciamo così. La fuori corso è data da tutte le persone che hanno fatto i 4 anni del corso e che vogliono rimanere ad allenarsi, quindi è il livello superiore tra tutte le classi. Tutti i nuovi iscritti, che siano super bravi o che siano ancora alle prime armi, andranno al primo anno. Poi nel primo trimestre di corso sarò io a fare andare avanti nelle classi più opportune le persone già avviate al disegno. Questo lo faccio non per sottolineare la loro bravura, ma per non fare scoraggiare le persone del primo anno che vedono postate insieme alle loro capacità molto più, molto superiori, già acquisite, anzi competenze già acquisite più che capacità. Quindi non voglio assolutamente che la presenza di due realtà così diverse coabitino in una stessa classe, anche perché la persona già brava che si vede costretta a dover fare dei disegni un po' più semplici potrebbe annoiarsi, quindi li sposterò man mano a gradi di difficoltà idonei alle loro capacità. Devo vedere quanti sarete di numero, ma di solito divido così le classi: un giovedì il primo anno, un giovedì il secondo anno è un giovedì, il terzo e il quarto anno. Di solito il quarto anno è il meno folto, però
non si sa mai. Questa è una cosa che potrei rivedere in corso d'opera, perché mi renderò conto quando comincerà il corso di quanti siete. Ma non vi preoccupate, così sembra tutto difficile. Voi affacciatevi il 28 alle 21 sulla mia pagina Facebook. Io assegnerò i compiti al primo anno, al secondo anno, al terzo anno, al quarto anno e al quinto anno. E poi, quando assegno i compiti, nella didascalia della foto del compito assegnato io metto la tecnica con cui dovete svolgere il disegno, la data entro cui consegnare il disegno, l'orario entro cui consegnare il disegno. Quest'anno ci sarà una novità. Gli altri anni si poteva postare il disegno entro le 18, quest'anno dobbiamo anticipare perché l'anno scorso mi sono trovata un pochino in difficoltà, eravate tanti e arrivavo per il rotto della cuffia a correggervi tutti. Quest'anno si posta entro le 16, potete postare dalla sera del giorno precedente al giovedì, quindi dalla sera del mercoledì, fino dalle ore 20 del mercoledì, fino alle 16 del giovedì in cui correggerò i compiti. Dalle 16 alle 21 io correggerò i vostri compiti, quindi ci vediamo o su Facebook, ve lo annuncerò naturalmente prima di volta in volta, o su YouTube con una diretta. Farò le dirette quando avrò da farvi vedere qualcosa, da spiegarvi meglio delle tecniche, da farvi incamminare con la mano verso un qualcosa magari di nuovo, che vi verrebbe più semplice da capire con una presa visione. Invece non ci sarà la diretta quando non ci sarà nulla di straordinario da comunicarvi. In tutti i casi, mi raccomando, leggete non soltanto la correzione che apporrò al vostro compito, ma leggete le correzioni che apporrò a tutti i compiti dei vostri colleghi del vostro anno. Perché? Dall'esperienza comune potrete apprendere ciò che di buono fanno gli altri e ciò che di sbagliato compiono, in maniera tale da non commettere anche voi lo stesso errore. Il corso è assolutamente gratuito come ogni anno. Per parteciparvi vi occorre un album da disegno liscio, un album da disegno ruvido e le matite della gamma B. Dall'HB alla 8B è tutto necessario, dopodiché vi occorrerà una gomma pane, una gomma siliconica e un buon temperamatite e tanta buona volontà. Questo è il corredo per il primo anno. Dal secondo anno si comincia ad usare il colore, quindi le matite colorate e le matite colorate acquerellabili, e poi dal terzo anno vedrete, perché sarete già avvezzi al corso e quindi capirete automaticamente come va. Buon anno scolastico a tutti, anche qui su Arte per te, vi aspetto numerosi, quindi giovedì 28 alle 21 sulla mia pagina Facebook. Venite, vi aspetto, il corso è gratuito, tutti siete capaci di disegnare, basta sbloccare quella valvolina del cervello che ci dice che non sappiamo disegnare e vedrete è facilissimo, basta parlare, vi aspetto sempre qui per il prossimo video, da Ombretta e da Arte per te è tutto. Alla prossima volta, ciao!